finale di specialità e questa è subito la greca. È la più giovane di tutte, del 2006, litra panachiotta. Siamo in emergenza per il segnale internazionale, non dipende da noi, dipende dalla Grecia. È un esperimento anche per loro. Adesso fammi essere donna di televisione, di problemi tecnici, che comunque ne so qualcosa. È la prima volta che Atene ospita una tappa di Coppa del Mondo. Tra l'altro lì mi stavo anche un po' emozionando, perché questa musica, la nostra scelta dalla greca proprio, era la musica delle Cinque Palle di Londra, nostre, quindi mi stavo tornando alla mente vecchi ricordi. A me, insomma, questa pedana fa tornare alla mente Atene 2004, dove le farfalle hanno davvero fatto la storia. E tra poco ne parleremo. Piccolo break e poi torniamo, risistemiamo, o meglio, speriamo che... Anzi, siamo già tornati. Sì. Hanno sistemato il problema tecnico direttamente da Atene, che poi sai, non siamo nemmeno ad Atene, perché siamo a Palaio Faliro, che è un comune a 10 km circa da Atene. Pensa che siamo in quello che era il vecchio porto antico di Atene, prima del V secolo, poi invece ci furono le battaglie, in questo caso ci fu la vittoria di Temistocle alla guida del governo degli ateniesi, e Temistocle volle che il porto principale di Atene fosse il Pireo e non più Faliro, che è diventato un villaggio e poi insomma è stato completamente ristrutturato per le Olimpiadi di Atene 2004, con anche questo nuovo impianto. Grazie, dedicato Lia. Alla ritmica, il Faliro Olympic Indoor Hall, dove noi siamo affezionati, noi italiane, perché insomma c'è stato il primo grande risultato storico delle farfalle con quell'argento luccicante. Pazzesco, sì, una grande medaglia che ha veramente aperto le porte a tanti altri poi risultati a seguire. Grazie per questo cenno storico che è sempre interessante. Sì, resta un po' la rivalità, è come magari dire Ostia, Fiumicino, certo. C'è la rivalità tra il Pireo e Faliro, che dice noi siamo il porto antico. Anche perché noi ginnaste, infatti tutti mi dicono spesso, tu avrai girato il mondo, hai visto un sacco di posti. Sì, in effetti giriamo veramente tutto il mondo, ma poi i posti che veramente visitiamo, dei quali conosciamo la storia, sono pochi, perché le gare veramente occupano tutta la giornata, le gare di ginnastica ritmica. Tu sai poi che cosa conosci bene? Gli aeroporti. Esatto. E gli alberghi. E i palazzetti. E i palazzetti. Esatto. E basta. Sì, siamo proprio là. Torniamo concentrati, perché insomma abbiamo assistito alla vittoria dell'israeliana Atamanov davanti al nostro fiore Sofia Raffelli nella finale al cerchio. Qui invece è già la seconda finale individuale di questa prima tappa di Coppa del Mondo ad Atene. La palla. Sì. Che ci ricorda tante cose. Mi ricorda per esempio qualcosa che ha un nome e cognome come Alexandra Giurgiuculese, e ne approfitto per salutare la Giurgi. Assolutamente, la salutiamo Alexandra. Anche lei insieme a Milena Baldassarri nello scorso quadriennio hanno fatto davvero dei risultati pazzeschi, hanno portato la ritmica individuale a livelli stratosferici e sono, insomma, siamo riconosciute. Tra l'altro sia Alexandra Giurgiuculese che Sofia Raffaelli hanno una loro difficoltà nel codice dei punteggi internazionale, perché c'è il salto a Giurgiuculese nel codice codificato e il giro Raffaeli, il pivot Raffaeli, che abbiamo visto anche eseguire non solo dalla Raffaeli, che però non l'ha fatto al cerchio perché probabilmente ha avuto uno squilibrio, ma da un'altra ginnasta che l'ha eseguito in suo, insomma, ed è il suo giro, quello che lei ha inventato, creato e codificato. E giustamente diamo a Cesare quel che è di Cesare, quindi c'è il riferimento al cognome, no, il riferimento a Giurgiuculese, naturalmente per loro nel 2021, l'anno scorso, in una tappa di Coppa del Mondo proprio nella palla. È un momento un po' delicato per Alexandra, che ha fatto la storia degli ultimi anni insieme a Milena Baldassarri. Ci sono stati tanti cambiamenti, io devo dire, e non è una ruffianata, guarda, ti dirò
che faccio un plauso a voi, a tutta la federazione, in primis al presidente Gherardo Tecchi e poi soprattutto a Emanuela Maccarani, forse è la donna sportiva che ammiro di più, e io sai che sono anche abbastanza vecchiotta, qualcosina di sport mastico, perché sai, è facile coccolare una persona quando sei in auge. Nel momento in cui c'è stato un attimo di difficoltà da parte di Alexandra Giugiuculese, c'è stata la famosa cura della federazione. Dai, vieni qui, che ci pensiamo noi. E queste sono le cose che sono importanti nello sport come nella vita. Certo, bisogna mettere gli atleti nelle migliori condizioni per fare del loro meglio. Intanto 29,7 la litra, ho visto. E giovanissima, adesso la tedesca Melanie Dargel. C'est encore moi. Salut, comment tu vas? Ma perdita. Le temps m'a paru très long. Moi de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué. Et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café. J'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps j'ai pensé à toi. Salut. Ecco, nella palla vedremo Lia tantissimi rotolamenti sul corpo, non solo perché sono un elemento d'attrezzo fondamentale della palla e comunque molto caratteristico di questo attrezzo, ma anche perché sono quelli che valgono di più a livello di codice di punteggi. Quindi le ginnaste adesso davvero si devono adoperare per fare più rotolamenti possibili se vogliono appunto avere un grande... Ecco, lo vediamo per esempio qui in questa difficoltà, ha fatto un rotolamento fuori dal campo visivo, quindi partendo insomma da dietro la schiena, e valgono moltissimo, quindi tutte le ginnaste adesso li stanno facendo. Questa è una perdita, ecco, in caso della perdita si vanno a contare i passi che si fanno per recuperare l'attrezzo. Una perdita senza neanche un passo per recuperare la palla, per esempio, già da sola vale mezzo punto di penalità, che è tanto, fino ad arrivare a un punto se si fanno più di due passi, quindi ecco, molto cari questi errori. Che rapporto avevi tu con la palla? Guarda, guarda che è delusa, perché stiamo parlando comunque sempre di una giovanissima, del 2005. Beh certo, 2005. Poi sono tutte delle grandi perfezioniste. E certo, stiamo ginnaste. Parlando di fuoriclasse, a prescindere anche se l'esperienza senior in campo internazionale se la stanno costruendo adesso, certo. Iniziano adesso. Io con la palla avevo un bel rapporto perché è stata sempre il mio attrezzo preferito quando ero piccolina. Poi chiaramente in squadra cambia un po' tutto, no? Perché tutti gli attrezzi in squadra si iniziano a maneggiare in maniera diversa, c'è anche il rapporto con le compagne, quindi il dover fare bene anche per gli altri, cambiare le dinamiche anche di maneggio degli attrezzi. Però la base, diciamo, rimane quella. La palla è un attrezzo che mi è sempre piaciuto. Il Kissenkrai un po' più lungo per la tedesca. Sì, delle volte le giudici addirittura vengono richiamate dalla giuria superiore o dal presidente di giuria perché magari c'è qualche punteggio che non torna alla giuria superiore, quindi vengono fatte delle modifiche. 27,15 per la Dargel. Arrivava da un 28,2, ecco, diciamo che è stata penalizzata perdita. In questo, no? Sì, senza quella perdita probabilmente sarebbe avvicinata molto al 28, perché almeno un 0,70 lo ha perso. Ed ecco l'altra. Margarita Kolosov. Qui siamo già a un livello di eccellenza, perché siamo già oltre i 30 punti. 30,90 in qualifica, in questa specialità la palla, dove ha strabiliato Sofia Raffelli in qualifica, e la vedremo tra poco. Prima però spazio alla tedesca e poi alla 18enne italiana, astronascente di Fabriano. Thank you.
Beh, la prima cosa che mi viene in mente guardando questo esercizio ovviamente sono le farfalle lì, perché questa era la musica che hanno usato per le 5 palle di Tokyo alle Olimpiadi, e quindi penso che tutta Italia abbia pensato al bellissimo esercizio alle 5 palle delle nostre ragazze. Con quel bronzo fantastico. Storico anche quello, assolutamente, certo, certo. Assolutamente. Una medaglia olimpica è un risultato pazzesco e insomma avevano fatto un bellissimo quadriennio, dimostrando davvero di essere la squadra da battere, tra le squadre da battere, e a Tokyo diciamo è incoronata giustamente medaglia. Allora, signori, le farfalle non ci sono, ma niente paura, perché forse potrebbero debuttare in Coppa del Mondo nella prossima tappa a Sofia. Si stanno preparando e c'è un lavoro incredibile, ma insomma, d'altronde c'è una signora che si chiama Emanuela Manu Maccarani, che conosci molto bene. Sai il nuovo esercizio delle farfalle? Cosa sarà? Io l'ho visto. Tu l'hai visto? Certo che no! L'ho visto. Ma no, volevo coglierti in castagna. Allora, lo raccontiamo un po', ma no, non possiamo raccontarlo. Però è un esercizio... La Maccarani è una matta. È una matta, mi permetto di dirlo. D'altronde, se la persona più imitata nella ginnastica ritmica, un motivo c'è, perché si è inventata una coreografia dove le farfalle reinterpretano e celebrano quasi tutti gli sport. Sì, pazzesco. Esatto, io tra l'altro l'ho visto senza avere questa premessa, quindi senza sapere prima che cosa rappresentasse, e l'ho visto, e mentre lo guardavo ho poi capito il senso e il significato dell'esercizio. È stato veramente emozionante, molto bello. Loro ovviamente ormai poi un gruppo così coeso, una grande esperienza, una grande padronanza della pedana, degli attrezzi e di conseguenza anche della musica, e quindi un piacere davvero vederle, non vediamo l'ora di vederle in mamma gara. Mamma mia. Che poi, più che matta, Emanuela Maccarani ha una luce da follia. È un'artista. Ma nel mondo anglosassone usano l'espressione leader by example. Esatto. Lei è una leader, punto. Assolutamente, infatti questo lo spazio che questo codice dà maggiormente all'artistico si spera sia appunto anche un elemento che premi l'artisticità e la grande arte che poi c'è dietro anche l'esercizio. Maestria nel creare, sì, queste coreografie. Tra poco parleremo ancora di farfalle durante la gara a squadra, visto che non ci saranno le azzurre, però torniamo ancora a concentrarci sulle individualiste, mentre aspetta la tedesca Kolosov, con anche un po', la stanno facendo sudare questa scelta da parte degli arbitri, dei giurati. Ricordiamo anche Elena Liprandi, responsabile delle individualiste degli azzurri, perché dal 2018, certo, ovviamente tutto supervisor come direttore tecnico Emanuela Maccarani, ma c'è anche Elena Liprandi che è ad Atene a seguire Sofia Raffaeli, ma anche Sofia Maffeis, che ieri ha chiuso il concorso generale al 15° posto, non le ha permesso di conquistare la qualificazione in nessuna di queste finali oggi, però insomma anche per lei è un punto di partenza. Assolutamente. Quindi... Elena Liprandi, tra l'altro, membro della Commissione Tecnica Europea, quindi della ginnastica europea, è un punto di riferimento importante per la ritmica italiana, e che quindi appunto, come dici tu, fa da coordinatore, è responsabile del nostro settore individuale. Che e lei cosa ha a base a Desio? Sì, esattamente, nasce da lei. Insomma, quindi c'è il centro di squadra, che è quel gioiello dell'Accademia di Desio. È di fianco, c'è Elena. Ah, ecco, quindi sì, si Elena potrebbe... Che ha allenato anche l'azzurra, che ha partecipato alle Olimpiadi di Rio 2016, che è Veronica Bertolini, e Elena era, certo, lì con lei come allenatrice. Perché stiamo aspettando così in maniera spropositata? Perché probabilmente c'è qualche punteggio che non torna appunto alla giuria superiore. Qui c'è un controllo da parte della giuria superiore, del presidente di giuria, che appunto non permette errori. Non solo, non perché siano errori voluti, no, ma delle volte insomma è anche normale dopo tante ore magari. Ecco, vedete che appunto la giuria va a riguardare, a meno che non abbiano presentato... No, un ricorso per l'esercizio prima, dubito, almeno non lo vediamo, non ce l'hanno detto, e quindi credo di no. Però sì, in questi casi sì, se ci fosse per esempio un ricorso, ecco,
Subito dopo l'uscita del punteggio l'allenatrice può decidere di fare ricorso e quindi la giuria è costretta a riguardare l'esercizio, la giuria superiore, rivalutarlo e vedere se accogliere o meno il ricorso. Buono! Attenzione, è un 32-25. Non ci crede neanche lei, guarda. Ragazzi, è spettacolare, arrivava da un 30-90. Ricordiamo che insomma c'è la Tamanova che ha fatto 31-100 in qualifica, quindi davvero brava, brava. Però adesso questa ragazza, ieri abbiamo detto, ha vinto l'All Around, risultato storico, non ce l'ha mai riuscita nessuna italiana, è nata ad Ancona, vive però a Fabriano, ha 18 anni. Per lei la musica di Benjamin Clementine, Nemesis, e d'altronde siamo in Grecia. Nemesis era la dea della mitologia greca, colei che distribuisce la giustizia, giustizia divina, in questo caso magari giustizia di una campionessa come Sofia Raffaeli. If you held your breath on me, you would have died a million times. And if chewing was to show me how much you care, you'd probably swallow your tongue by now. You turn around, march on to your new home, home. Wherever you're gone, darling, please don't you ever forget to treat others. Ecco Raffaeli. Sull'ultima nota, meno male Sofia, perché finire in ritardo significa veramente prendere mezzo punto di penalità, non lo vogliamo. Che esercizio, davvero. Che personalità questa ragazza. Dipinto sulla musica, questa è una caratteristica fondamentale con questo nuovo codice e devo dire che ha beccato davvero le note giuste in questa esecuzione e questo è molto bello da vedere. Vi ho fatto vedere, notare il Raffaeli, che è questo pivot, diciamo che ha inventato proprio Sofia e codificato a livello internazionale, l'abbiamo visto, ecco, eccolo qua, è questo, esattamente questo, e questo è proprio, porta il suo nome e lo porterà per sempre, quindi un grande orgoglio non solo per lei ma insomma per tutti noi. Difficilissimo questo esercizio, davvero dei passaggi super rischiosi e poi soprattutto per essere inizio stagione rischiare così non è affatto semplice. La sticella è molto alta, ma la posta alta lei con la qualifica e quel 33-150 è la menzione anche alla coach, a Giulietta Cantalupi, olimpionica di Londra 2012, segue Sofia da quando aveva 7 anni, insieme ovviamente alla mamma di Giulietta, insomma quel mostro di bravura che risponde al nome di Cristina Giurova. Assolutamente. Mamma e figlia, sì. Giulietta e Cristina, a dar sostegno a Sofia Raffaeli. E addirittura la nonna di Giulietta era una grandissima campionessa, quindi insomma capostipiti loro proprio anche della ginnastica bulgara, perché le origini sono poi quelle bulgare e quindi una grande tradizione familiare. E in Bulgaria che cosa ci saranno quest'anno? A Sofia? Campionati del mondo, si riparte davvero, come anche già Sofia aveva ospitato lo scorso quadriennio un campionato del mondo che per noi fu iper vincente, quello del 2018. E adesso... Però sono pesantissimi questi mondiali, vero Marta? Perché sono già mondiali prequalificanti. Tu giustamente dicevi 2018, perché nel 2018 le farfalle con grande anticipo si sono qualificate per Tokyo. Ecco, esatto. Vuoi avere la certezza, la leggerezza di dire sono qualificata, posso lavorare, che non vuol dire lavorare meno, no, ma anzi lavorare con costrutto, con cognizione di causa, no? Assolutamente. E quindi a Sofia, stiamo parlando dei mondiali, dal 14 al 18 settembre, le prime tre
si qualificano aritmeticamente per le Olimpiadi. Cioè, chi va sul podio sa già che va a Parigi 2024. Eh sì, è una bella certezza, devo dire, Lia, non male, non è assolutamente male. Anche io le qualificazioni olimpiche ai miei tempi, ecco, intanto punteggio. Si ripete, 33-15 come nelle qualifiche. E come vedete è un'espressione rilassata proprio perché sa che è un buon punteggio ma che può fare ancora di più di così. Quindi insomma siamo veramente all'inizio e è un bellissimo inizio, devo dire. La francese inquadrata, anche lei del 2005, ma sono tutte coetanee, tranne la Litra Panagiota del 2006, siamo lì, Ramona Nazco. E senti, abbiamo parlato bene con dovizia di particolare prima di Alexandra Giugiugulese, giustamente per salutarla, abbiamo citato, però ci soffermiamo meglio su Milena Baldassarri, perché anche Milena ha fatto la storia degli ultimi anni della ginnastica a livello individuale. Seguiamo la francese e poi mi racconti cosa sta facendo Milena Fabriano. Vedete come ognuna di queste ginnaste ha non solo una struttura fisica e quindi delle caratteristiche diverse, ma anche un modo di interpretare l'esercizio diverso. E proprio questo è il bello della ginnastica ritmica, unire tante artisticità e trovare un filo conduttore che possa essere, diciamo, un insieme di regole che va poi equamente a giudicare un esercizio rispetto a un altro. Non è semplice, ma è anche il bello della nostra disciplina. Qui vediamo questi rallenti, anche qui vedete quanti rotolamenti fanno queste ginnaste, proprio perché è il modo più semplice, più veloce, diciamo, e anche quello più efficace per acquisire punteggio. No, la scuola francese, dopo vedremo ovviamente la finale a squadre, dove c'è in testa la Francia, con l'assenza ovviamente di Russia, Bielorussia, Ucraina e ovviamente le farfalle italiane. Com'è la scuola francese? Te lo chiedo perché ovviamente sai benissimo che ogni città, paese ospitante delle Olimpiadi ha messo a priori un programma ben specifico per poter poi brillare nella sessione olimpica. Come siamo messi con le francesi? Beh, allora, diciamo che a livello di squadra la Francia ha una tradizione un po' altalenante, nel senso che ha avuto delle bellissime squadre e ha avuto anche molta sfortuna, perché non è riuscita a qualificarsi più volte a causa di errori proprio, cioè magari una di quelle squadre, no, che doveva qualificarsi assolutamente, poi al momento clou della qualifica ha sbagliato e non è riuscita a entrare alle Olimpiadi, quindi purtroppo ho una tradizione un po' altalenante a livello di squadra. A livello individuale, diciamo che ha avuto grandi ginnaste, mi ricordo insomma del Fin Ledoux, mi ricordo la Mustafaeva, che appunto non è propriamente di origine francese, come dice il suo cognome, ma è a tutti gli effetti una ginnasta francese, allenata dalla mamma, tra l'altro, anche lei vittima di tantissimi infortuni, ma che era un'atleta ben riconoscibile, una di quelle atlete molto amate anche a livello internazionale. E adesso ci sono queste giovani e anche la squadra che sta facendo un bellissimo lavoro, devo dire, che cercano di fare un bel quadriennio per arrivare bene all'appuntamento in casa, che è quello di Parigi. Da un lato c'è la tranquillità comunque di essere di partecipare sì o sì, perché certo, essendo paese ospitante non devi neanche passare attraverso le forche caudine, esatto, delle qualificazioni. Però questo perché ti dà anche la carica, no? Esatto. Per fare ancora meglio, credo. Ecco qui Alexandra Piscupesco, ex ginnasta anche lei,
grande livello. Un 28,7 si migliora rispetto al 28 delle qualifiche dove aveva ottenuto l'ottavo e ultimo punteggio utile per accedere a questa finale. A proposito di naturalizzazioni, eccola qua, sta per arrivare la bulgara Tatiana Volozhanina, lei che è russa, naturalizzata bulgara, però nel 2017. Allora ne approfittiamo anche per ricordare quello che sappiamo tutti benissimo, a maggior ragione in ambito internazionale, l'assenza delle più forti al mondo, perché anche il mondo della ginnastica non può stare fermo, e quindi dal 7 marzo l'esclusione dalle competizioni delle atlete e degli atleti russi e bielorussi, e quindi anche ad Atene non ci sono le favorite. Momentos de piedad del viento, el viento que me acaricia, por los rayos de mi amor ardiente que cegaron mis ojos y me hicieron tu sombra, y por no escuchar. Conclude anche lei il suo esercizio, vedete anche la scelta musicale quanto diversa è. La palla di solito si dice che è un attrezzo che si presta molto alle musiche lente, romantiche, un po' malinconiche, e come per esempio questa. Invece prima abbiamo visto anche scelte più esplosive, più sprint, più scherzose. Più quindi, pop, più no? Pop, esatto. Quindi, questo deriva dalla sensibilità di ciascuna. È bello anche poi esplorare, no? Diversi stili di musica, sempre ovviamente cercando di montare l'esercizio, quindi di costruire l'esercizio secondo proprio le richieste di quella musica. Infatti ultimamente con la ginnastica moderna adesso si chiamano anche dei professionisti del ballo, di vari tipi di ballo, che possono implementare dei passi proprio di carattere all'interno dell'esercizio, anziché fare tutto in casa, si cercano proprio dei professionisti esterni che danno quel tocco in più di accessibilità. Senti, c'è una musica, una colonna sonora che è abusata? Cioè, mi immagino, guarda, uno stesso Imagine, John Lennon, canzone capolavoro, però risentirla in un esercizio ancora dici basta, e che insomma anche gli stessi giudici, arbitri dicono no, basta. Guarda, sì, capita. C'è una saturazione musicale? Capita molto. Nell'ultimo quadriennio c'è stato un grande abuso degli Imagine Dragons. L'hanno usato veramente tante. Quella è la prima cosa che mi viene in mente. E poi molte, diciamo, musiche si riciclano da ginnaste famose. Quindi spesso si prendono le musiche usate da ginnaste famose che ci sono piaciute e le si mettono a innumerevoli bambine, magari. Quindi è un omaggio. Sì, anche un omaggio, ecco. Sì, anche un omaggio e anche una comodità, perché magari le trovi già tagliate giuste, con le caratteristiche giuste, anche quello non è questa. Semplice. No. Un tempo poi si era vincolati a trovare delle musiche senza parole, e invece ormai sono già più di 8 anni che si utilizzano musiche cantate anche senza problemi, quindi è cambiata anche l'esigenza musicale. Siamo partiti nell'antichità col pianoforte dal vivo e poi siamo passati a musiche solo cantate, poi senza parole, poi vocalizzi e poi musiche cantate. Vabbè, adesso sì, si può un'evoluzione fare, si può fare in tutto. Sì. Detto col grande rispetto per Imagine, assolutamente, non ci mancherebbe. Volozhanina 30,8 non è male. No, buon punteggio. Assolutamente, signori. È un buon punteggio, anche se comunque. Comunque contenuto. Non arriva ovviamente al livello di Sofia Raffaeli. E adesso qui c'è un'altra prova importante per la sedicenne
Daria Atamanov, abbiamo detto israeliana, ha appena vinto la prima finale di specialità al cerchio, adesso arriva dal secondo posto della qualifica in questo intreccio, sì, alla palla, ma è dietro Sofia Raffaeli. Curiosità per lei, che abbiamo detto, a 16 anni ha conquistato 4 ori agli Europei Junior. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi, parlez de moi, à vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous, c'est tout. J'ai peur, oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Molto bene, molto bene, sì, davvero, poi velocissima, una rapidità che va in crescendo durante l'esecuzione del suo esercizio, cosa non semplice perché teoricamente con la stanchezza si va rallentando, verso la fine invece lei è veramente un crescendo di energia, quindi tanto di cappello anche a chi la prepara poi, perché fisicamente la ritmica è uno sport che richiede molto sforzo, anche muscolare e anche di fiato, e non è semplice da gestire la preparazione perché queste atlete, come vedete, devono essere molto flessibili, molto leggere, tecnicamente ovviamente brave perché ci sono degli elementi difficilissimi da eseguire, ma allo stesso tempo anche potenti e esplosive, perché appunto bisogna saltare, bisogna correre, bisogna mantenere un certo livello di energia per un minuto e mezzo nel loro caso, per 2 minuti e mezzo nel caso delle squadre. Vedi com'è strana la vita con Israele che ha fatto un risultato storico, ha vinto le Olimpiadi, la Ashram, ha battuto la Averina, l'ultima routine, ha fatto la storia a Tokyo, la Ashram ha detto ok, più di così non posso fare, quindi mi posso ritirare in santa pace, e vedi che c'è già il rincalzo. Assolutamente, anche quello è un momento non facile, quello del ritiro, capire quando è il momento giusto per appendere le scarpette al chiodo e decidere di farlo non è così semplice, è un passaggio anche quello importante, soprattutto per chi poi diventa campione olimpico, un po' come la Shram, quindi un percorso difficile anche per queste atlete che dedicano una vita a questo sport e poi dopo si trovano a cambiare improvvisamente rotta. È una fase delicata. Molto, molto quella delicata. Quella della post carriera, la fase post carriera per qualsiasi atleta, e tu ne sai qualcosa, ma magari avremo modo un giorno di parlarne. Ah, volentieri. Senti, abbiamo. Sono in debito, anzi, tu sei in debito con me di una risposta. Di Milena. Chiedevo, certo, voglio ce l'avevo sulla punta della novità su Milena, come sta, che cosa sta facendo? Milena ha fatto un risultato storico alle Olimpiadi di Tokyo perché non sono entrata in finale, intanto... 31-9, Sì, 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 siamo dietro, diciamo, la nostra Sofia. Siamo sotto, questo vuol dire che Sofia Raffaeli... mancano ancora, manca soltanto la Segal, l'altra sì, connazionale, l'israeliana, ma insomma diciamo che a meno che Segal non fa una cosa stratosferica, diciamo che Sofia dovrebbe, ha vinto questa sì, prova dopo 2 round anche la finale tecnica alla palla. Sì. Comunque, perdonami, Milena ha fatto un risultato storico a Tokyo perché non solo è entrata in finale ma è arrivata a sesta, quindi il risultato migliore in assoluto per la ginnastica italiana, esatto, individuale. E ora si sta preparando per il nuovo quadriennio. Difficilissimo riconfermarsi, ma adesso per esempio è impegnata in un torneo a Lubiana, oggi seconda giornata di gare. Mm-hmm.
Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les magnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, il y aura des absents. Lorsque je serai plus belle, ou du moins naturelle. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Manche ou belle, c'est jamais bon. T'es tout belle, c'est jamais bon. Belle ou noire, c'est jamais bon. Noir ou elle, tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes. Et il y en a marre, tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes. Beh, anche a proposito di musiche super usate, anche le musiche francesi sono ultimamente molto quotate. Sì. Sì, ovviamente tutti ci ricordiamo di una grandissima campionessa che è Aline Arnasco, che ha usato queste musiche francesi spesso e che insomma, poi vabbè, è bronzo anche lei alle Olimpiadi di Tokyo a livello individuale. Non presente appunto perché fuori dalle competizioni in quanto di nazionalità bielorussa, l'abbiamo vista in prima prova di Serie A da noi e poi purtroppo sappiamo, ecco. Questo esercizio fatto molto bene direi da questa ginnasta, con qualche imprecisione, qualcosina diciamo ho che non è andato, ti piace, però molto, molto simpatica, dai. Eterea, elegante, sì. Ed è di gran classe. La trovo di gran classe, sì, esatto. Poi sai, la ginnastica è uno sport che non perdona, ti rilassi qualche mese, magari ti cambia completamente gli equilibri e la posizione anche in classifica, però devo dire che ha un bello stile, secondo me, può fare bene. È in crescita. Esatto, mi dicono molto freddo tra l'altro in questo palazzetto e in questa città, cosa che infatti vediamo tutti super vestiti proprio perché dicono che ci sia un clima molto molto freddo. Perché sono previste temperature in abbassamento anche in Italia. Ecco, è la mia gioia. Siamo, naturalmente, ad Atene, siamo in quello che è il porto di Atene. Ricordiamo che la prossima tappa sarà a Sofia in Bulgaria l'8 e il 10 aprile, poi si andrà dal 15 al 17 aprile in Uzbekistan, poi classica la tappa a Baku, ma siamo road to Pesaro, perché lo ricordiamo ancora una volta che c'è l'appuntamento finale di questa Coppa del Mondo a Pesaro dal 3 al 5 giugno. Ormai sta diventando davvero una piacevole consuetudine. Tra l'altro, Pesaro è stata designata 2 giorni fa capitale della cultura italiana per il 2024 al Divitri Frigo Arena. Alla Divitri Frigo Arena. Esatto. Insomma, tanta roba per Pesaro. Assolutamente, no? Colgo l'occasione per salutare Paola Porfiri, nostra team manager e anche presidente del comitato organizzatore della Coppa ormai da tanti anni. E mi raccomando per la Coppa di quest'anno, perché insomma ci vuole tanto tifo, eh? E intanto avevamo già capito, non ci siamo permessi di parlare sopra per mancanza di rispetto, che insomma c'erano delle lacune nell'esercizio della israeliana Michelle Segal, che quindi si peggiora rispetto al 28.5 della qualificazione. Quindi qui abbiamo concluso, ma signori, c'è un altro risultato storico importante, perché Sofia Raffelli, ieri protagonista, 18 anni, storica, prima italiana a vincere a livello individuale l'all around nella ritmica, ha appena conquistato anche l'oro, il primo posto in questa specialità, la palla, in Coppa del Mondo. Tanta, tanta roba, si può dire? Si può dire, assolutamente. Anche se non è molto fine? Si può dire. Mi dai il permesso? Ti do il permesso, Lia. Mi dai il permesso di fermarci? Un piccolo break? Assolutamente. Torniamo tra poco. Il mal di testa da cervicale.